Questo si avvicina molto, ma non è, non è neanche così. Ognuno che lo disegna, la stessa cosa che ti disegni, anche se l'hai davanti, la disegni in mille modi diversi. Non c'è niente da fare. E questo poverino, infatti la cosa che mi interessa a me è la testa, il resto non serve granché. Ma la testa, la bocchina e il nasino, questo avrà 15 anni, questo signore. Ma qui sono disegnati, ecco, qua lo voglio molto, questo. Ah, questo è quello che ha fatto anche questo prodotto, Questo è quello che si avvicina più di tutti, vedi? Le proporzioni qua. Questa parte del cranio, questa qua dietro, mi risulta. L'occhio non tanto, un po' meno inclinato. Così la bocca, Questo così. l'ha fatto la scuola d'arte. Anche questo ha fatto la scuola d'arte. Questo è bellissimo. Questo è, credo che sia il più bel disegno di Cavalletta esistente al mondo. È bellissimo. Bello. Questo non. Io non ho nessun tipo di. Sì, lo ha umanizzato molto. Però direi che ci sia. Questa Questo altro non è una conosco. bionda. Cinque dita, ovviamente, perché ha servito tanto non compare. Abbiamo qualcosa di meglio, però. Troppi capelli. Troppi capelli. Questi sono troppi capelli, i capelli sono indietro. E sono orange, è venuto fuori, no? Ora lo facciamo andare, così che hai anche un'idea di... È un esempio, secondo me è arabo. 80% di fonemi arabici. Un arabo secondo me lo capisce benissimo, No, no? qualcosina. Hai provato a Sì, i numeri, qualche numero è fare. stato in parte riconosciuto da un arabo moderno. Cioè, qui abbiamo dei docenti di arabo, ovviamente. I primi due numeri, E lo hanno riconosciuto come come. arabo, sì. Ma potrebbe essere anche l'aramaico. Una lingua proto-cananita, cioè una cosa vecchia, come dire, una cosa, non un linguaggio di ora, sicuramente. Io come lo sento potrei dire, Sono secondo gli me. arabi, diciamo. Teniamo presente che questi scrivono proprio dalla destra verso la sinistra. Ma la cosa che Però, mi chiedo, anche la loro cultura con le donne è la stessa come gli arabi o è diversa? senti, queste sono le civiltà maschilistiche. È vero. Questa è una civiltà in cui la donna sta sempre dietro. Quei pochi casi che compare. Allora è molto molto simile la. Però noi non è che possiamo avere delle grandi, insomma, io dico quello Sì, che è, però non certo. posso fare. Come gliel'abbiamo tirata fuori questa cosa? Se esisteva l'idea della mente aliena, andava provata. Però, se esisteva, sicuramente c'era una password che andava a cercare. Questa cosa, ti fermo un attimo, questa cosa, del fatto questa lingua e questo tipo di cultura porta a scrivere al contrario, o l'inserimento della memoria porta a scrivere al contrario? Tutte e due le cose, che poi sono la stessa cosa. No, perché tu mi dici, c'è lo spirito del cavalletto, Del biondo, no, la memoria della cavalletta. sì. La cavetta non scrive, quindi non ha problemi. Allora, riformulo la domanda. Perché l'adulto scrive al contrario? Perché ha una memoria inserita di biondo o perché ha una memoria inserita? Ha una memoria inserita di biondo. Altra domanda. Ci sono altre memorie inserite di serpenti o Sì. cavallette?
Però questi non portano a scrivere il contrario, o sì? No, non portano a scrivere il contrario, il serpente non scrive, la cavalletta non scrive. Ok, allora vuol dire che chi scrive il contrario ha un inserimento di una memoria di biondo. Sì. Sicuramente sì. A cosa è dovuto il... Ma solo di un biondo? No. Ah. Quindi potrebbero esserci anche altre memorie. Adesso mi viene una stiletta da qui. Cosa significa? Cosa significa? Non lo so, ma che comunque un significato ce l'abbia non è messo in discussione. Ok. Bene. Dovevamo trovare l'accesso. L'accesso non l'avremmo mai trovato. Chissà che parola d'ordine complicata questi mettono in atto. Allora... È solo sonora o anche insieme all'immagine? No, è sonora. Abbiamo pensato di fare in questo modo. Preso il soggetto, messo sotto ipnosi, abbiamo pensato che nella sua testa ci fosse un posto dove la parola d'ordine potesse essere riconosciuta. Perché altrimenti la parola d'ordine non serve. Perché se non è riconosciuta, in qualche modo dal sistema, il sistema non apre la porta. Dove c'è una chiave ci deve essere una serratura. Quindi, se la chiave se la tenevano gli alieni, nella nostra testa ci deve essere la serratura. La serratura in qualche modo può essere l'immagine speculare, o comunque sa identificare la chiave di entrata. Bene, allora abbiamo agito in questo modo. Preso il soggetto, messo in ipnosi. Il soggetto vede il biondo davanti, che gli mette in mano uno strano libro di metallo, dove ci sono scritte delle cose. Cosa c'è scritto sul libro? Sul libro c'è scritto modificazione genetica. Parlava così, come se dovesse leggere con difficoltà un bambino piccolo. Ah, e in che lingua è scritto? Non lo so. La conosci questa lingua? No. Allora come fai ad averla letta? Nessuna risposta. Quando il soggetto non risponde, cosa sta facendo il cervello? Il soggetto, se la sa, ti dice la so, se non la sa, ti dice non la so, se non risponde, sta facendo un'altra cosa. Perché l'inconscio non ha bisogno di mediare, il subconscio mediatore è quello che ti agisce. L'inconscio, se sta zitto, c'è un motivo. Secondo noi il motivo era che l'inconscio stava cercando, con iterazioni successive nella mente, la porta giusta per trovare la risposta che sapeva di avere, ma non si ricordava più dove l'aveva messa. Questo è quello che accade quando il soggetto non risponde. Bene. Allora la prendo da lontana. Quando gli alieni ti parlano, perché gli alieni non ho mai detto, quando loro ti parlano nella testa, ti parlano, come fanno? Parlano con la bocca? No, mi parlano nella testa, dice lui. E allora con la testa, con il sistema archetipico, non ho informazioni. Quando loro parlano tra di loro, lo senti la voce, sono la voce? Sì, parlano con la bocca o con la testa? Parlano con la bocca. Bene, quindi tu la capisci la loro lingua? No, non la capisco. Allora, qui entra in gioco la tecnica del contrasto. Come mai non la capisci e allora hai potuto leggere quello che c'è scritto sul libro? Nessuna domanda. Questo vuol dire che lui lo sa perché, ma non sa dove ha messo l'informazione. Allora c'è la tecnica che noi abbiamo inventato, ma che in realtà forse esiste già, ma noi la chiamiamo del buco, dei due buchi e di un tappo solo. Avrà un nome scientifico, ma non lo so. Quando arriva il pesce spada, ti sei in barca e con la spada ti buca la barca, ti c'è un tappo, tra, per evitare che l'acqua entri nella barca, tappi con il tappo. Il pesce spada fa un giro della barca e con un colpo di spada ti buca la parte in un secondo buco e ti sei ancora con la mano lì sul tuo tappo, ti vieni sentito di togliere il tappo e metterlo nel secondo buco, così uscirà acqua dal primo. La tecnica è fare due domande, una dietro l'altra. Il subconscio ne tappa una e l'altra passa. Allora, come mai, ritorno indietro, sapevi leggere quello che c'era scritto su quel libro che stai leggendo, che è tutto presente su quel libro e non capisci invece loro quando parlano? Nessuna domanda, conto fino a te, 1, 2, 3. Come hai fatto a imparare così presto la loro lingua? Risposta immediata, semplice, con una pallina che mi hanno messo nel naso. Allora questa pallina...